Lascerei immediatamente la parola a Quinto a spiegare, partendo dal presupposto, Monte Fiascone nel XI, XII, XIII, XIV secolo, città fondamentale. E da questo libro penso che se lo acquisterete o meno, tornerete a casa con una curiosità ancora più grande se non l'avete già fatto di visitare questa cittadina. Quinto. Buonasera a tutti, grazie per essere diciamo, inclusi, diciamo, presenti. Ringrazio Italia Medievale, ringrazio Mario, ringrazio Jacabucca che ci ospita. E niente, siamo qui diciamo, per presentare la vicenda di questo signore. Questo signore si chiama, secondo la tradizione, Giovanni Defuc. Io non ho ancora capito se è lui che porta in giro me o io che porto in giro lui. Comunque, eccoci qui e siamo qui a raccontare la sua storia. La storia è ambientata, diciamo, dalla mia cittadina, Montefiascone, in provincia di Viterbo, però visto che siamo in argomento medievale, preferisco dire che la storia è ambientata nella Tuscia, nel patrimonio di San Pietro. E soprattutto è ambientata, diciamo, si svolge al suo epicentro, nella basilica romanica gotica di San Flaviano. Ecco la Tuscia, ecco San Flaviano. Oh, la Basilica di San Flaviano è un posto, diciamo, molto particolare. Come diceva Mauro, Montefiascone è un piccolo centro, diciamo, tranquillo, pacioso, tutto quello che volete. Però non è stato sempre così. C'è stato un momento che era sede, diciamo, di scontri epocali tra Guelfi, Ghibellini, era frequentato da papi, imperatori, eretici. E poi aveva una caratteristica, tutte le strade che venivano da nord, tutte, nessuna esclusa, nord-est, nord-ovest, dall'Appennino, dal mare, avevano una caratteristica. Praticamente avevano come epicentro, si convogliavano di fronte a San Flaviano. San Flaviano ha una caratteristica architettonica anche molto particolare perché diciamo, ha due ingressi. Ha un ingresso diciamo, nella parte questa qui superiore ad ovest e un ingresso nella parte inferiore ad est. Quindi è anche un edificio molto particolare, ce ne sono pochissimi in tutta Europa. E basta entrare, a parte diciamo, la sua bellezza architettonica, è fornita di affreschi molto belli e poi subito all'ingresso ci sono dei capitelli molto belli, tra cui ce n'è uno dove c'è un signore con la barba che si tiene il mento con la mano e c'è un'iscrizione che dice fate attenzione perché io sono il custode della chiesa e sono qui per deridere gli storti. Giovanni Defoc ci sono moltissime versioni perché è stata diciamo, molto famosa in tutta Europa. Però fondamentalmente l'impianto diciamo, del racconto è sempre diciamo, uno. Secondo questo racconto, questa leggenda, praticamente Enrico V di Germania veniva a Roma nel 1111 per farsi dare la corona da imperatore dal Papa, da Pasquale II. E al suo seguito, diciamo, aveva una carovana di nobili, insomma, il suo seguito, c'era anche un vescovo tedesco che si chiamava Giovanni Defoc. Secondo la tradizione era un membro della famiglia Fugger. Questo signore aveva una caratteristica, era un amante del buon vino e quindi aveva incaricato il suo servo, il suo attendente, di precederlo e di segnalargli ogni qualvolta avesse trovato un vino, diciamo, degno dell'attenzione del palato del vescovo. Di segnalarglielo con il simbolo est, con il logo est. Che succede? Quando viene a Montefiascone, dopo aver girato diciamo, parecchie località, il vino è così buono che il servo scrive est, est, est per 3 volte.
diciamo, il vescovo Defoc, una volta verificato che questo vino era effettivamente superiore, non se ne va più via, insomma, si disinteressa del suo incarico con l'imperatore, rimane a Montiascone un paio d'anni e tanto si diverte bevendo che alla fine rimane morto, diciamo, muore per questo vino, che è una storia già un po' particolare. Oh, tra parentesi, questo racconto, diciamo, viene rievocato tutti gli anni da un corteo storico molto bello che si tiene la prima domenica d'agosto. E ha una caratteristica particolare questo corteo, che, diciamo, io sono di Montiascone, ci ho riflettuto, ci sono arrivato non volendo poco tempo fa. Cioè, ho pensato, dico, tutti i cortei storici, tutte le rievocazioni, hanno sempre un fatto di sangue, che ne so, il tiranno che viene mandato via, la morte, il combattimento. Qui invece praticamente noi rievochiamo la morte di una persona che muore bevendo, e praticamente un uomo molto potente che per la sua debolezza umana ci lascia le vende, detto un po'. Chi era Defoc? Si riesce a rispondere a questa domanda? Io, diciamo, a un certo punto, io nella vita faccio altro, completamente altre cose. Poi a un certo punto sono stato preso come da un virus, non saprei definire in un'altra maniera, e mi sono appassionato a questa questione, che è diventata quasi un'ossessione. Insomma, sono 4 anni che tutti i giorni analizzo documenti, e per fare questa cosa mi sono iscritto, diciamo, ho potuto usufruire del web, di quello che è internet, e ho fatto una ricerca che in altri periodi sarebbe stato quasi impossibile da gestire, perché io mi sono iscritto a centinaia di istituzioni europee, mondiali, pubbliche e private, che hanno digitalizzato, diciamo, dei documenti, documenti che in un'altra epoca non sarebbe stato possibile poterne usufruire, diciamo, e metterli, diciamo, in un senso logico. Quindi da questo punto di vista è anche un piccolo esperimento questo libro, perché io da casa di fatto ho analizzato documenti, direi migliaia di documenti, da tutto il mondo. La gran parte del materiale documentale non viene dall'Italia, quasi tutta non viene dall'Europa, diciamo, le biblioteche digitalizzate più importanti del mondo sono in Canada e negli Stati Uniti. A un certo punto ho trovato in una mia vacanza in Austria uno stemma nobiliare, uno stemma, diciamo, un blasone. Un blasone che aveva una caratteristica particolare. Apparteneva all'arcivescovato di Salisburgo, non all'arcivescovo, all'arcivescovato. L'arcivescovato di Salisburgo viene fondato da un signore che si chiama Eberhard II di Truxes von Walburg, che era della stessa famiglia, diciamo, del personaggio che era morto a Montiascone di morte violenta. È un personaggio molto importante, probabilmente dal punto di vista, diciamo, delle autorità ecclesiastiche, è uno dei più importanti che abbia mai espresso la Germania medievale. Era una specie di papa del nord. Due storici, diciamo, di Montiascone arrivano alla conclusione che la sepoltura che noi conosciamo in San Flaviano, la sepoltura del Defoc, non è stata, non è quella originale, ma che quella che noi conosciamo è il frutto di una sepoltura postuma. Quindi in pochi minuti arriviamo a conoscenza di due sepolture postume. L'arcivescovo di Salisburgo è stato sepolto 42 anni dopo, e verosimilmente anche il Defoc è stato sepolto, diciamo, in un secondo tempo, la sepoltura definitiva. Abbiamo detto, ricapitoliamo, praticamente la tesi di fondo del mio lavoro è che un personaggio morto di morte violenta a Montiascone, di cui non era molto nota la vicenda, possa essere, diciamo, il personaggio sepolto, colui che secondo la tradizione, secondo la leggenda, sarebbe questo Defoc. Non si sa bene chi fosse stato, perché era legato agli Hohenstaufen, e la Damnatio Memoriae aveva fatto sì che il suo ricordo, diciamo, la sua memoria fosse andata persa. Nel conflitto tra Papa e Imperatore non tutti sono d'accordo a quello che fa il Papa, diciamo, come si comportano, e c'è una grossa opposizione, specie in ambienti francescani. A Montiascone, a parte la lapide tombale, esistono dei riferimenti che richiamano la figura dell'imperatore in maniera forte. Allora, la lapide tombale di Defoc, secondo quello che è il mio,
diciamo, ragionamento storico, dovrebbe essere stata realizzata intorno al 1230-1240. Subito dopo la morte dell'imperatore, la Damnatio Memoriae viene applicata in maniera feroce. Federico II, fino al 1260-70, ci sono dei personaggi che si spacciano per lui. Tant'è vero che Manfredi è costretto a decapitarne uno perché in Sicilia aveva un certo seguito, nel senso adescava le foglie. Quindi il figliastro lo uccide. A San Floriano c'è un affresco bellissimo, appena si entra nella campata laterale a sinistra, è la rappresentazione dell'incontro dei tre vivi e dei tre morti. Allora, l'incontro dei tre vivi e dei tre morti è un tema molto ricorrente nel Medioevo. Io, diciamo, dal punto di vista delle mie argomentazioni avrei finito. Poi c'è una cosa mia personale che ci tengo, diciamo, la racconto sempre perché penso, vabbè, ne vado fiero, diciamo. E prima vi dicevo che ho anticipato, lavorando, diciamo, con gli archivi digitali, ho avuto accesso a molto materiale che altrimenti non avrei potuto utilizzare. A un certo punto, una sera, ho scoperto che questo signore, che è un mio antenato, praticamente aveva fatto uno studio speculare al mio, scrivendo questo libro che si chiama SSS, la vicenda di una singolare lapide. Tra virgolette, io non è il primo lavoro che faccio questo, ne avevo fatto un altro. Il mio primo lavoro si chiama Il mistero della lapide. Io vi lascio immaginare come, insomma, la sensazione comune. Innanzitutto lo ringraziamo.